Benvenuti alla lettura di oggi. Come sapete, leggiamo oggi il canto sedicesimo dell'Inferno. Per chi di voi è nuovo, come vedo qualche viso, caro viso che viene dal Luba, per esempio, o dal Joaquin, vi ricordo che è indispensabile per seguire la lettura e capirci qualcosa avere il testo davanti agli occhi, quindi se non avete una versione in italiano dell'Inferno potete scaricare o aprire il canto in una pagina web, può essere danteonline.it, può essere liberliber, va bene? E quindi faremo come facciamo di solito, io leggerò il canto tutto di seguito con la speranza che possiate apprezzarne almeno la musica. Poi spiegherò parola per parola e alla fine rileggeremo tutto. In mezzo alla spiegazione faremo una pausa, come al solito, di 5 minuti, durante la quale potete inviare alla chat le vostre eventuali domande, così che io me le leggo dopo la pausa, prima di riprendere la lettura, cerco di rispondere, va bene? Allora, leggiamo il canto. Già era in loco onde subì il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo, quando tre ombre insieme si partiro correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venian ver noi e ciascuna gridava: sostati tu che all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Ahimè, che piaghe vidi nei loro membri, recenti e vecchie, dalle fiamme incese, ancor men duol pur chi me la rimembri. Alle lor grida il mio dottore s'attese, volse il viso ver me, e ora aspetta, disse, a costor si vuole esser cortese. E se non fossi il fuoco che saetta la natura del loco, io dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta. Ricominciar come noi restammo è l'antico verso, e quando a noi fur giunti fenno una rota, disse tutti e trei. Qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando lor prese e lor vantaggio, prima che sia tra lor battuti e punti, così rotando ciascuno il visaggio grizzava a me, sinché il contrario il collo faceva il piè continuo viaggio. E se miseria desto loco sollo rende il dispetto noi i nostri pieghi, cominciò l'uno e il tinto aspetto e brollo, la fama nostra, il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, che vivi piedi, così sicuro per l'inferno freghi. Questi, l'orma di cui pestarmi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome e in sua vita fece col senno assai e con la spada. L'altro che appresso nell'arena tritta ette ghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria esser gradita. E io che posto son con loro in croce, Jacopo Rosticucci fui, e certo la fiera moglie più che altro mi nuoce. Se fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto, ma perché io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia che di loro abbracciar mi facea liotto. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio l'Ofele e vo per dolci poni, promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria convien chi toni. Se lungamente l'anima conduca le membra tua, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te riluca, cortesia e valor si disse dimora nella nostra città siccome suole, o se del tutto se ne gita fora.
che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne crucia con le sue parole. La gente nuova, i subiti guadagni, orgoglio e dismisura ingenerata, Fiorenza in te, sicché tu già te ne piangi. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò intese per risposta, guardar l'un l'altro come al ver si guata. Se l'altre volte sì poco ti posta, risposer tutti il satisfare altrui, felice te se si parli a tua posta. Parò se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, perché di noi alla gente favelle. Indi ruppere la rota e a fuggirsi a li sembiar le gambe loro snelle. Un amen non sarebbe possuto dirsi tosto con mio e fuor partiti, perché al maestro parve partissi. Io lo seguiva e poco eravamo uniti che il suon dell'acqua ne era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume che ha proprio cammino prima del Montevisio in ver Levante dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Queta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome è vacante, rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa, ove dovea per mille esser recetto, così, di una ripa discoscesa, trovammo risonar quell'acqua tinta, sicché in paura avrea l'orecchio offesa. Io avevo una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia ch'io l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca mi aveva comandato, porsila a lui aggroppata e raccolta. Onde si volsi per lo destro lato e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giusi in quell'alto burrato. Eppur convien che novità risponda, dicea fra me medesimo, al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. Ai quanto cauti gli uomini esser vienno, presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. El disse a me, tosto verrà di sovra ciò che io attende che il tuo pensier sogna, tosto convien che al tuo viso si scopra. Sempre a quel ver che a faccia di menzogna, de l'uomo chiuder le labbra finché puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer non posso, e per le note di questa commedia, lettor ti giuro, se le non si di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, meravigliosa ad ogni cor sicuro, siccome torna colui che va giuso, talora a solvar l'ancora che aggrappa, o scoglio o altro nel mare chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Bene. Allora, come probabilmente avete potuto cogliere, almeno chi di voi è già un po' avvezzo alla lettura, questo canto è chiaramente la continuazione di quello precedente. Dante e Virgilio si trovano nella stessa zona del settimo cerchio, dove sono puniti, vi ricordate, i violenti contro natura, quindi i sodomiti, tra cui Dante ha potuto parlare a lungo con il suo maestro Brunetto Latini, e verso la fine del canto, infatti come vedremo i personaggi che Dante trova qua hanno molto in comune con Brunetto, non solo il peccato e la punizione, ma anche l'atteggiamento e anche Dante prova nei confronti di loro non l'affetto individuale come nel caso di Brunetto, ma sì la stima e l'ammirazione. Ma verso la fine del canto, come ama dire mio figlio, si riempie di effetti speciali, perché arriva tutta un'altra situazione.
Allora, iniziamo. Vi ricordate che Dante e Virgilio stanno camminando sull'argine di pietra di questo fiume di sangue bollente che cade da questo primo girone del settimo cerchio dove sono puniti i violenti contro il prossimo e come una sorta di cascata, come vedremo. Alla fine, cioè quando finisce questo sabbione, cade come una cascata fino all'ottavo cerchio, al cerchio inferiore. Quindi Dante e Virgilio stanno camminando sempre su quell'argine e cominciano a sentire appunto il suono di questa cascata per ora da lontano. Già era in loco onde s'udì il rimbombo dell'acqua che cadeva nell'altro giro, cioè, stavamo già camminando in un luogo dove si sentiva il rimbombo, cioè il rintrono dell'acqua che cadeva nell'ottavo cerchio, simile a quel che l'arnie fanno rombo, cioè un rimbombo simile a quello che fanno le api, quindi quasi un zzz, no? Dell'acqua che si sente ancora da lontano. Quando tre ombre insieme si partirono correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Allora, quando tre ombre, quindi tre spiriti, tutti insieme si allontanarono correndo da una delle schiere che passavano sotto la pioggia di fuoco del martirio aspro, no? Terribile, che punisce i peccatori contro natura. Allora, vi ricordate che alla fine dell'episodio scorso Virgilio aveva dovuto interrompere l'andata in senso opposto a quello in cui di solito cammina per l'eternità per parlare con Dante perché vedeva che dal sabbione si alzava una terra che gli indicava che stava arrivando una nuova schiera di sodomiti con la quale, da ciò che ha detto a Dante, lui non doveva unirsi. E quindi evidentemente questi tre che si separano appunto da una schiera appartengono a quel gruppo, no? Diverso dal gruppo di Brunetto, ma che camminano anche loro in senso opposto alla direzione in cui camminano Dante e Virgilio. E allora al verso settimo venian per noi, cioè venivano verso di noi, e ciascun gridava e urlavano: sostati tu che all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra brava, cioè fermati un attimo tu che da come sei vestito ci sembri essere fiorentino. Firenze qui è nominata come nostra, e quindi chiaramente questi sono come Brunetto fiorentini. È come Dante, chiaramente, è nominata come terra brava, no? Come terra crudele, in qualche modo viene subito associata come terra di degenerazione. Infatti, fin dai commenti antichi, questi versi vengono, diciamo, glossati da osservazioni storiche secondo cui a Firenze era talmente diffusa l'omosessualità che in Francia, per esempio, si diceva il mal fiorentino per nominare l'omosessualità maschile. Quindi, evidentemente, se diciamo nell'episodio precedente Brunetto, avendo, come abbiamo visto, un rapporto così personale con Dante, in qualche misura eccedeva la sua funzione di exemplum di sodomita, questi tre invece sembrano di impersonare appunto il peccato, non a caso, diciamo, rappresentato solo da fiorentini. E in questo episodio, appunto, Firenze sarà personaggio, anche lei, come lo è stato per esempio nell'episodio di Farinata, vi ricordate, del canto decimo. Quindi al verso decimo il Dante scrittore interrompe la narrazione per esclamare, nel ricordare com'erano
piegati, scottati dal fuoco, ahimè, che piaghe vidi nei loro membri, ricenti e vecchie dalle fiamme incese. Cioè, ahimè, che ferite, che piaghe vidi allora in tutto il loro corpo apparente, piaghe recenti e vecchie, perché evidentemente le piaghe lasciano le cicatrici cui si aggiungono quelle, insomma, più recenti, dalle fiamme incese, cioè accese dalle fiamme, cioè piaghe che sembrano di avere il fuoco addirittura sulla pelle. E aggiunge al verso 12, ancora men duol, purché io me ne rimembri, cioè provo ancora dolore anni dopo averle visto, mentre sto scrivendo il poema, solo per il fatto di averle, di ricordarle, no? Solo rimembrandole. E al verso 13 riprende la narrazione. Alle loro grida il mio dottor s'attese, cioè davanti alle grida, no? Attraverso le quali questi avevano riconosciuto non Dante, come aveva fatto Brunetto, no? Brunetto, vi ricordate che vedendo Dante aveva detto qual meraviglia, e aveva subito riconosciuto il discepolo. Questi invece sono di una generazione precedente, quindi Dante non lo conoscono di persona, ma da come è vestito hanno riconosciuto che proviene da Firenze. Effettivamente, secondo i commentatori antichi, ogni città aveva delle caratteristiche nei vestiti che permettevano appunto il riconoscimento in terre straniere. Ma poi che questi, a differenza di Farinata, vi ricordate che non vede Dante perché è dentro il suo sarcofago e lo riconosce dalla parlata, no? O tosco che nella città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, no? Lo riconosce come toscano e subito dopo aggiunge la tua loquela ti fa manifesta di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesta, vero? E quindi aveva riconosciuto Dante dalla parlata fiorentina, il fatto che questi lo riconoscano dal vestito, se si unisce a questa similitudine nel canto precedente, vi ricordate che Dante veniva adocchiato, osservato dai sodomiti come il vecchio Sartor fa nella cruna, cioè con la stessa fissazione con cui si sforza il sarto vecchio e quindi avente presbiopia per mettere il filo nella cruna. L'unione del sarto con il vestito in qualche modo suggerisce appunto questo carattere affemminato di questi personaggi che vengono associati a un'attività, insomma, del vestito, no? Dell'attenzione al vestito tradizionalmente legata al mondo femminile. Allora, Virgilio, sentendo che qualcuno chiama Dante, s'attese, quindi si ferma Virgilio, volsi il viso per me, cioè guarda Dante, e gli dice ora aspetta, costor si vuole essere cortese, cioè adesso aspetta, con questi è necessario essere cortese. E quindi questa indicazione di Virgilio, che ricorda abbastanza da vicino l'indicazione che diede a Dante nel sesto cerchio, appunto a proposito di Farinata, quando aveva detto a Dante le parole tue sien conte, quindi siano adeguate all'altezza del personaggio, è un'ulteriore conferma della stima che meritano questi tre fiorentini che adesso hanno visto Dante, perché non è solo che lui, nel caso di Brunetto, per motivi di affetto personale, e nel caso di questi tre altri magari per la sintonia, per la città comune. Ma è lo stesso Virgilio, che non sbaglia mai, che indica che questi meritano un trattamento di cortesia, quindi di rispetto e di stima. Quindi
Poi vedremo, no? Cortese è un aggettivo forte, no? Sapete che etimologicamente proviene da corte, quindi diciamo connota quegli atteggiamenti educati antichi della nobiltà che si trasmettono da secoli. E io non farei questo commento su Cortese se questa fosse la sola occorrenza della parola nel canto, ma poi vedremo che più avanti, non so se ci avete fatto caso nella prima lettura, questi tre fiorentini domandano a Dante se c'è ancora cortesia a Firenze. Quindi evidentemente è qualcosa che nel canto ha un'importanza vitale, la cortesia, che è questo insieme di liberalità, generosità, ospitalità, sobrietà, pudicizia, che caratterizzava, secondo Dante, la sua Firenze antica, che verrà idealizzata nel mezzo del paradiso, e che non sapremo mai se è davvero esistita, ma che secondo quello che Dante ci vorrebbe trasmettere è una città piccola dove tutti sono fiorentini da generazioni, dove non ci sono ancora le differenze politiche tra guelfi bianchi e guelfi neri, dove si vive in pace. Allora, adesso riparleremo di questa Firenze, perché tra un po' sarà appunto il topico dell'episodio. Allora, al verso 16 continua Virgilio, ha appena detto a Dante che bisognava essere cortesi con questi personaggi, e se non fosse il fuoco che saetta la natura del loco, cioè se non fosse per il fuoco che lancia frecce, no? Che saetta, che attraversa come frecce la condizione di questo luogo, gli dicerei che meglio stesse a te che a loro la fretta. Io direi che dovresti tu affrettarti per parlare con loro più che loro con te. E cioè, così come nel caso di Brunetto, vi ricordate che Dante si sente a disagio per il fatto che il paesaggio gli impone di star camminando più in alto del maestro, e allora china la testa in segno di reverenza, anche qua è Virgilio a dire: guarda che questi sono più importanti di te. Per cui loro si stanno affrettando a parlare con te, ma se non fosse per, diciamo, il pericolo effettivo che il fuoco implicherebbe per il tuo corpo, dovresti tu correre a pregare loro di fermarsi. Va bene? E allora al verso 19, ricominciar come noi restammo è l'antico verso, cioè non appena si fermarono Dante e Virgilio, gli altri cominciarono di nuovo a dire: aspettaci, sempre fiorentino, e quando a noi fuor giunti, cioè quando sono arrivati a noi, fenne una rota, disse tutti e tre. Fecero come un girotondo, una ruota. Vi ricordate che abbiamo saputo da Brunetto nel canto scorso che i sodomiti non possono fermarsi neanche un attimo, perché se lo fanno poi debbono sostare 100 anni sotto la pioggia di fuoco senza potersi proteggere dalle falde di fuoco che cadono. E quindi perciò Brunetto aveva camminato in senso opposto per accompagnare Dante, nonostante Dante gli avesse offerto di fermarsi a parlare tutti e due come gente civile per strada. Va bene? Questi invece, consapevoli anche loro che non possono fermarsi, corrono, cioè mentre parlano con Dante fanno dei giri, come in un girotondo. E Dante, per renderci questo movimento, al verso 22 propone una delle sue solite similitudini, questa volta abbastanza problematica per i commentatori e per la critica, perché non si sa di preciso a quali campioni si stia riferendo Dante. Allora, leggiamolo, verso 22. Qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando loro prese il loro vantaggio, prima che sien tra loro battuti e punti. Così, va bene, soffermiamoci un attimo nel primo termine del paragone.
cioè come sono soliti fare i campioni nudi e unti di olio, avvisando, cioè guardando con attenzione la loro presa, quindi il rivale e il loro vantaggio, cioè decidendo in che momento conviene picchiare, prima che siano tra di loro feriti e picchiatisi a vicenda, così stavano loro, insomma. Allora, secondo alcuni, Dante qua con la parola campioni si sta riferendo agli antichi atleti, no, di lotta greco-romana. Secondo altri invece a questi duelli giudiziari che si facevano anche alla sua epoca, in cui gli agonisti potevano a volte, insomma, i conflitti nudi e unti. Diciamo che questi, insomma, girano e guardano Dante. Perciò al verso 25 Dante aggiunge: così rotando, ciascuno il visaggio drizzava a me, ognuno indirizzava il proprio sguardo a Dante, che è di sopra, no? A un altro livello, sì che incontrare il collo faceva il pie continuo viaggio, così che dovevano fare lo sforzo di tenere il collo con lo sguardo fissato a Dante e anche torcendosi per poter girare. Va bene? Sì? Quindi al verso 28: esse miseria desto loco solo rendi in dispetto noi e nostri pieghi, cominciò l'uno il tinto aspetto e brollo, la fama nostra, il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per lo inferno freghi. Allora, uno di questi tre cominciò a dire a Dante: se la condizione miserevole di questo luogo sollo, cioè molle, questo terreno morbido, la sabbia, rende in dispetto noi, cioè fa sì che tu ci disprezzi, disprezzi noi e le nostre preghiere, cominciò l'uno quasi dicendo a Dante: non disprezzarci, perché ci vedi messi così, e anche il tinto aspetto e brollo, cioè anche l'aspetto nostro tinto, cioè macchiato del fuoco e brullo, cioè pieno di feriti, la fama nostra, il tuo animo piedi, cioè anche se ci disprezzi per il luogo in cui ci trovi e per quanto siamo deturpati in viso, che sia la nostra fama, ecco, la fama, vi ricordate, era una delle cose in cui il povero Brunetto poneva la sua patetica speranza di vivere nel mondo. Vi ricordate che aveva salutato Dante, si era congedato da lui chiedendogli, no, di occuparsi del suo libro, siete raccomandato il mio tesoro nel quale io vivo ancora e più non cheggio, vero? Allora, anche per questi sodomiti è importante la fama, e infatti stanno dicendo a Dante: non lasciarti, non lasciarti cadere nella china del disprezzo per noi, perché ci vedi così, perché noi siamo stati importanti, tu hai sentito parlare di noi. Infatti gli dice: la fama nostra, il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, cioè che pieghi il tuo animo a dirci chi sei tu che i vivi piedi così sicuro, cioè così in salvo dal fuoco, per l'inferno freghi, cioè così in salvo stai trascinando i piedi nell'inferno. Quindi questi hanno subito notato intanto che Dante è fiorentino e che è vivo, e queste due cose appunto serviranno, cioè sono state importanti per loro, perché come vedremo adesso chiederanno a Dante notizie sulla propria Firenze. Vi ricordate che nel canto decimo dell'Inferno, che non a caso sto nominando così tanto oggi,
perché questi personaggi fanno parte della stessa generazione di Farinata, va bene? E quindi anche lì, no, nel canto decimo dell'Inferno, la materia della conversazione era appunto la città condivisa Firenze, e proprio in quell'episodio Dante è venuto a sapere come personaggio e noi come lettori che le anime dell'inferno vedono il futuro ma non vedono il presente. E quindi evidentemente questi che ci tengono molto a conoscere com'è ora Firenze approfittano che ce n'è uno che è appena venuto da lì, vero? Quindi prima di questa cosa, al verso 34, si presenta e presenta gli altri due che stanno girando lì in un giro tondo mentre parlano con Dante. Questi l'orme di cui pestarmi vedi, cioè questo qua che viene davanti a me, per cui io sto calpestando le sue orme, cioè cammino sulle orme che lascia nella sabbia. Tutto che nudo e liberato vada fu di grado maggior che tu non credi. Così come lo vedi, no? È come quando noi diciamo, así como lo ves, este fue. Cioè, tutto che nonostante vada adesso nudo e dipelato, no? Piagato dal fuoco, fu di un grado maggiore, occupò uno statuto più alto di quanto tu non creda. Nepote fu della buona Gualdrada, ecco la virtuosa Gualdrada che era la figlia di Bellincion Berti, che era un fiorentino della cui sobrietà Dante farà le lode nel canto sedicesimo del Paradiso, un altro canto 16, vedete, credo abbiamo detto prima delle vacanze d'inverno, se non sbaglio, quando abbiamo letto il canto 14, che esistono dei nessi trasversali tra i canti delle tre cantiche aventi lo stesso numero, no? Avevamo notato quando leggevamo appunto il canto 14, dove vi ricordate Virgilio spiegava l'origine dei fiumi infernali che provengono dalle lacrime del veglio di Creta, avevamo credo detto che nel 14 del Purgatorio troveremo altri fiumi, anzi l'Arno, no? Si parlerà a lungo dell'Arno. Ecco, questi personaggi che Dante trova in questo canto 16 ricompariranno con le loro famiglie nel canto 16 del Paradiso, in bocca di Cacciaguida, di questo trisavolo di Dante che fa questa descrizione idealizzata della Firenze antica. Allora, fu nipote della buona Gualdrada, Guido Guerra ebbe nome e in sua vita fece col senno assai e con la spada. Allora, Guido Guerra era un capo politico del guelfismo del XIII secolo, del 200, che lottò sia a Montaverti contro l'esercito ghibellino di Farinata, e infatti lì fuggì. Sapete che Montaperti fu una strage per i fiorentini, e poi contro Manfredi nella battaglia di Benevento, dove invece, come sapete, il guelfismo prese il sopravvento per sempre nell'Italia, insomma, che poi conobbe Dante. Probabilmente appunto a queste due battaglie, nella prima della quale fuggì e nella seconda lottò con molta fierezza, da quello che si racconta, fanno riferimento le parole senno e spada del verso 39. Cioè, in sua vita fece col senno assai e con la spada, sembra di attribuire a lui questo doppio atteggiamento, più furbo fuggendo da una battaglia e più da soldato invece nell'altra.
continua questo dannato che ha già presentato quello insomma che va davanti a lui, adesso al verso 40 presenterà il terzo, l'altro che ha preso il ghiaio Aldobrando essere gradita, cioè il terzo che subito dopo di me trita, cioè sta calpestando la sabbia, e Teghiaio Aldobrandi, un altro personaggio, questo della famiglia degli Adinari, una famiglia nobile d'origine guelfa, sempre appartenente a questa generazione precedente la divisione interna dei guelfi in bianchi e neri, che portarono la enorme discordia alla città. E dice, questo che sta parlando, dice che la voce di Teghiaio Aldobrandi nel mondo su, nel mondo di sopra, dovrebbe essere più ascoltata. Cioè che i suoi consigli, secondo alcuni questo dovria ha il valore di un condizionale passato, cioè avrebbe dovuto essere ascoltata di più quando lui viveva. Secondo altri è il senso del condizionale semplice, che sarebbe adesso se ne dovrebbe parlare di più di quanto non se ne parli. Teghiaio Aldobrandi, insieme a Jacopo Rustigucci, che è quello che sta parlando, che non si è ancora presentato, sono due dei nomi che Dante aveva fatto a Ciacco, vi ricordate, quando ha attraversato il terzo cerchio, quello della gola, il cui incontro con Ciacco si racconta nel canto sesto, lì trovando il primo fiorentino del libro, vi ricordate che Dante aveva approfittato per domandargli dov'era Farinata, dov'era il Teghiaio e Jacopo Rusticucci, e quindi aveva in quel momento detto che aveva caratterizzato queste anime come quelle che al ben far posano gli ingegni, cioè che avevano usato la loro intelligenza per fare il bene, e che aveva il dubbio se fossero dannati o fossero in paradiso. E per riferirsi a questo aveva usato una metafora particolarmente significativa nel cerchio dei golosi, che era se il cielo, diciamo, la dolcia, cioè se il cielo gli rende dolce l'esistenza o se l'inferno li attosca, li avvelena. E infatti, come adesso confermiamo noi come lettori, Ciacco aveva detto che loro erano tra le anime più nere e che se Dante, discendeva abbastanza li avrebbe trovati. Eccoli, li abbiamo trovati. Che vuol dire questo? Che già il Dante personaggio conosceva questi nomi, non sono nuovi per lui, e ci teneva a sapere della loro sorte perché li riteneva particolarmente virtuosi. Va bene? E quindi vedete come, io insisto su questo perché, come abbiamo detto la settimana scorsa, c'è una marea strana, in genere non di italiani ma di critici di altre nazioni, secondo cui Dante non proverebbe vero affetto nei confronti di Brunetto, ma tutta la scena sarebbe sarcastica, no? Io infatti avevo detto che di questi mi domando che libro abbiano letto, onestamente. Ma qui è chiaramente ribadita la conciliazione, la compatibilità che c'è tra sodomia e valore civile. Non solo per l'affetto di Dante con Brunetto, ma per le parole di Virgilio, con costor si vuole essere cortese, e perché qui Dante trova quelle anime che aveva già caratterizzato nel canto sesto come quelli che a ben far posano gli ingegni. Va bene? E allora, al verso 43, e questo è segno anche di cortesia, che prima di presentare se stesso abbia presentato gli altri due, non tutti nell'inferno, che come sapete è popolatissimo di egocentrici,
li vedremo anche, li abbiamo già visti, li abbiamo già visti, abbiamo visto la nostra Francesca, abbiamo visto Pier Della Vigna, gente che ci tiene moltissimo a se stessi e che non domanda affatto chi è Dante, che cosa ci fa lì da vivo, non parla degli altri compagni di pena, invece questo che è cortese, ha prima presentato gli altri due. E adesso infine presenta se stesso al verso 43 e io che posto sono con loro in croce, che sono nel martirio insieme a loro, Jacopo Rusticucci fui, anche lui un famoso cavaliere fiorentino sempre del 200, e certo la fiera moglie più che altro mi nuoce. E questo è molto misterioso, no? Perché quello che sta dicendo è che per colpa della moglie fiera, poi vedremo che vuol dire questa cosa, lui è diventato omosessuale. Quindi dice, veramente quello che mi ha nociuto, mi ha fatto male, è la fiera moglie. Fiera potrebbe essere di brutto carattere. È la stessa etimologia appunto di fiera come animale feroce, ma anche restia all'amore, no? Come esiste una enorme tradizione, come si chiama presso di noi la commedia di Shakespeare, la Firesicia domada, vero? Che è il topico appunto della donna che non si apre all'amore, va bene? Infatti, nella poesia giovanile di Dante, questo termine fiera è usato anche per la donna, insomma, che non dà retta al poeta. Finite le parole di Jacopo, al verso 46, il Dante scrittore afferma di nuovo la sua volontà, come aveva già espresso nei confronti di Brunetto, addirittura di gettarsi ad abbracciare queste anime. Adesso sa chi sono, li ammira tantissimo e quindi avrebbe voluto abbracciarli. Se fossi stato dal fuoco coperto, gettato mi sarei tra loro di sotto e credo che il dottor l'avrebbe sofferto. Cioè, se io fossi stato protetto dal fuoco, mi sarei lanciato di sotto sul sabbione tra di loro e credo che Virgilio l'avrebbe acconsentito. Ma perché io mi sarei bruciato e cotto, ma visto che io, è sottinteso, avevo un vero corpo, e quindi rischiavo veramente di morire là, mi sarei bruciato e cucinato, cotto, vinse paura la mia buona voglia, cioè la paura prevalse sulla mia buona voglia. Il Dante scrittore, che ha già visto Dio, approva la sua volontà di anni prima. È una buona voglia, quindi una voglia giustificata, che di loro abbracciarmi faceva ghiotto, che mi faceva desideroso di abbracciarli. Verso 51, stavo per abitudine di stare nell'aula per chiedervi tutto bene, volete domandare qualcosa? Ma vista la strana situazione nella quale stiamo leggendo, se avete dei dubbi vi prego di mandarli alla chat, così tra un po' quando facciamo la pausa cerco di soddisfare nella misura delle mie possibilità le vostre perplessità. Allora, al verso 52, poi cominciai. Vi ricordate che la prima cosa che questo aveva detto era se la nostra condizione e il fatto che siamo dipelati in questo misero luogo ti fa disprezzarci, cioè se hai in noi dispetto, e Dante la prima cosa che fa appunto è correggere questa supposizione dell'altro. Non dispetto. Ma doglia la vostra condizione dentro mi fisse, tanti che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Allora, non dispetto, ma dolore mi si ficcò dentro per la vostra condizione, così tanto dolore che ci metterò molto tempo a perderla, ci metterà
molto tempo a spogliarsi. Quando entrò Adante si fisse questa doglia, immediatamente che questo mio signore, cioè Virgilio, mi disse parole a partire dalle quali io immaginai che venisse gente come voi effettivamente siete, cioè gente degna di cortesia, perché quali sono le parole di Virgilio? Con costor si vuole essere cortesi, no? E quindi Dante anche lì, prima di sapere chi erano questi, già provò dolore, perché capì che nel mondo questi sarebbero stati degni di affetto e di stima e che tuttavia sono tragicamente dannati in eterno. E al verso 58 Dante passa, vedete che anche Dante si comporta con una grande cortesia, perché prima di rispondere alla primissima al primissimo appello loro, che era sostati, cioè fermati tu che sembri essere della nostra terra brava, no? La primissima cosa che Dante avrebbe potuto dire, rispettando l'ordine dell'appello degli altri, era sì, infatti sono fiorentino, no? E invece la primissima cosa che dice, no, non dispetto, dolore, come disprezzo, E adesso sì, al verso 58 passa a rispondere: di vostra terra sono, cioè sono fiorentino infatti, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrasse e ascoltai. Cioè, e ho sempre ascoltato e ripetuto i vostri nomi con affetto. Quindi effettivamente Dante in qualche modo conferma loro l'idea che Jacopo Rusticucci aveva espresso della propria fama, dicendo effettivamente io che sono più giovane, insomma, che nacqui dopo di voi, continuo a ripetere il vostro nome con affetto, quindi si è trasmessa la vostra fama da generazione in generazione. E al verso 60, solo come ultima, così come Jacopo si era, aveva presentato se stesso in ultimo posto, anche Dante risponde come ultima cosa: chi è lui che sta facendo questa strada da vivo nell'aldilà? E vedete che non dice loro il proprio nome, che loro non potevano conoscere, no? Insomma, ma dice la cosa più importante, cioè qual è il senso del suo viaggio, perché lo sta facendo. Al verso 61, lascio l'Ofele e vo per dolci pomi, promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria convien chi tomi. Cioè io sto lasciando il fiele, cioè il veleno del peccato, chiaramente si riferisce alla selva, alla selva oscura nella quale, insomma, gli apparse Virgilio miracolosamente, e vo' dolci pomi, cioè sto andando per arrivare ai dolci frutti. La parola pomi, pomo, è la riprenderà Virgilio appunto quando si arriverà all'Eden, no? che è precisamente il posto dove lui lo sta portando. Il pomo non è la mela, come vedo che qualcuno sta credendo, ma è il frutto in genere, è il frutto. E dice, ma prima è necessario che io cada, cassi, tomi, francesismo, fino al centro. Quindi prima di salire verso la felicità, simboleggiata dal dolce pome, è necessario che io attraversi il centro dell'inferno, no? Si ricorda attraverso questa brevissima narrazione dell'intero viaggio il carattere simbolico della conoscenza del dolore che è richiesta per il raggiungimento della felicità, però per allontanarsi appunto dal male.
Allora, al verso 64 risponde Jacopo Rustichucci, che era lo stesso che stava parlando prima. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor disse dimora nella nostra città siccome suole, o se del tutto se n'è gita fora. Allora, qui è interessante perché a differenza di Brunetto, queste anime sembrano di essere del tutto circoscritte nella immanenza del mondo terrenale, no? Perché, diciamo, Dante ha parlato dei dolci pomi, no? Che chiaramente riguardano la salvezza. E invece che cosa desidera Jacopo Rusticucci cortesemente a Dante? Gli dice: mi auguro che, no, questo sé desiderativo che facciamo sempre così tanta fatica a parafrasare, cioè mi auguro nel nome che tu possa condurre la tua anima insieme alle proprie membra, cioè che le tue membra siano unite all'anima lungamente, cioè che cosa gli sta desiderando? Che Dante possa vivere molti anni nel mondo, vero? Rispose quelli ancora, Jacopo. E un'altra cosa, e se la fama tua dopo te luca, cioè ti auguro che dopo la tua vita nel mondo la tua fama riluca, no? Che la tua fama continua ad illuminare il tuo nome, un altro desiderio nobile ma mondano, eh? Mondano, che Dante nel Purgatorio imparerà a minimizzare in confronto con la salvezza, che è eterna a differenza della fama. Va bene? Allora, il nome che tu viva molti anni e che il tuo nome ti sopravviva ancora, se valore e cortesia dimorano ancora nella nostra città, come di solito succedeva, o se del tutto se n'è gita fora, o se n'è andata del tutto. Perché domanda questo, Jacopo? Verso 70, che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. Giacché, cioè ti domando questo, dice Jacopo, perché Guglielmo Borsiere, di cui non sappiamo nulla, il solo commentatore che ci ha parlato di lui è Boccaccio, che dice che era un importante uomo di corte, evidentemente morto da poco, dice: giacché Guglielmo Borsiere, il quale si duole con noi, cioè sta soffrendo insieme a noi da poco tempo e va lì davanti con i compagni di pena, assai ne cuccia, cioè ci rattrista molto con le sue parole. Quindi possiamo immaginare attraverso questa, che è una delle solite finestre che insomma ci aprono la possibilità di immaginare la quotidianità dell'inferno, cioè l'inferno come sempre senza la straordinaria presenza di Dante lì, che quando arriva un fiorentino nuovo, queste anime approfittano per domandargli com'è Firenze in quel momento, visto che non possono vedere il presente, eh? E quindi è evidente che Guglielmo Borsiere ha detto loro: ma smettetela di parlare di Firenze come se fosse bella, educata, tranquilla. Firenze è diventata invivibile, eh? E quindi loro, avendo sentito questo, domandano a Dante: è vero? È vero che Firenze si è rovinata, o la cortesia e il valore di una volta, ed è sottintesa del tempo in cui eravamo vivi noi, continua ad esserci? E allora Dante, invece di rispondere direttamente a loro, per la prima volta in tutto il suo viaggio, e noi lo leggiamo per la prima volta nel libro, si unisce con una tale
consonanza ideologica a questi, che urla a Firenze guardando verso l'alto, quindi guardando dall'inferno, da sotto la propria città, urla questo che adesso leggiamo, verso 73, la gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura ingenerata Fiorenza in te, sicché tu già tempiani. Allora, la gente nuova e i subiti guadagni, i nuovi ricchi, gli inurbati che sono venuti da poco dal contado e che non hanno appunto il valore e la cortesia degli antichi abitanti della città. Vedete, io vi dicevo che questo episodio è chiaramente unito a quello precedente, perché infatti vi ricordate che Brunetto nella profezia che fece a Dante aveva detto che Dante era destinato alla salvezza, il che Dante lo sapeva già, ma che quel popolo fiorentino ingrato e cattivo che discendeva da Fiesole, vi ricordate che abbiamo detto la settimana scorsa che secondo la leggenda che faceva risalire Firenze a una fondazione mista di fiesolani, la cui città era stata distrutta perché avevano parteggiato per Catilina, e romani, la sementa santa che rivive in pochissimi fiorentini, tra cui Dante stesso, era appunto questa origine mista la causa leggendaria delle discordie che assalivano Firenze anche ai tempi di Dante. E vi ricordate che c'era una parte selvaggia, no? Che teneva ancora del monte del Macigno, aveva detto Brunetto, che sono appunto la gente nuova, cioè quelli che si sono arricchiti velocemente in una sola generazione e che sono dei cafoni, insomma, quelli che noi oggi vediamo che quando attraversiamo la strada ci lanciano addosso la 4x4. Va bene? Cioè questi arricchitisi da poco, con molto potere economico e con nessuna educazione. E quindi per Dante questa gente nuova, questo arricchirsi molto velocemente ha generato a Firenze, come dice il verso 74, orgoglio e dismisura, cioè arroganza, prepotenza, e smodatezza, ostentazione, lussi di cattivo gusto, in modo che, dice Dante a Firenze, rivolgendosi a lei in seconda persona, Firenze sta già piangendo. Quindi anche se non ha risposto direttamente alla domanda di Jacopo Rusticucci, sta dicendo, infatti, vi hanno purtroppo informati bene. La cortesia e il valore a Firenze non ci sono più. Va bene? Allora, questi qua hanno capito, il verso 76. Ah, adesso Dante chiarisce che una cosa che io vi avevo anticipato, cioè che questo lo dice alzando il viso verso la propria patria. Così gridai con la faccia levata, così urlai con il viso alzato, e i tre che ciò inteser per risposta, guardar l'un l'altro come al versi guarda. Cioè questi tre che capirono che questa era la mia risposta, si guardarono tra di loro con la triste constatazione di chi vede una verità sgradevole. E allora al verso 79 rispondono, forse a turni, una cosa che vorrei farvi notare e vi prego di ricordarla a dicembre, quando leggeremo gli ultimi canti dell'Inferno, perché è una cosa che ci servirà per ridimensionare un'interpretazione di Borges dell'episodio di Ugolino. In questo episodio Dante ha già detto e adesso dice di nuovo che tutti parlano, cioè che tutti e tre dicono. Chiaramente si capisce che non stanno parlando a coro,
Si capisce che tra tutti e tre stanno dicendo questo significato, va bene? Che coincidono nel voler dire la stessa cosa che lui trascrive, va bene? Lo dico perché Borges analizza, a mio avviso, in modo fuorviante, come inverosimile il fatto che i figli di Ugolino chiedano tutti allo stesso tempo qualcosa, ma dimentica Borges, o vuole dimenticare per abbonare la sua tesi, che questa è una risorsa che Dante fa in molte occasioni, eh? Non è una cosa inverosimile che succede solo lì, in quell'episodio, va bene? Allora, infatti, risposer tutti, dice al verso 80, se l'altre volte si poco ti costi il satisfare altrui, felice te se si parli a tua posta. Cioè, e questi si sorprendono della prontezza di risposta di Dante, no? E questo è interessante perché il Dante personaggio, che vi ricordate nei primi canti dell'Inferno era caratterizzato come uno che parlava molto, infatti Virgilio gli ha detto di star zitto un paio di volte, di voler sapere molte cose. Evidentemente è un personaggio coerente del tutto con quello che era lui come persona, come era conosciuto dai lettori medievali a cui si rivolgeva, di una grande capacità retorica. Questo è importante anche perché ci stiamo avvicinando a poco, all'episodio centrale della formazione, diciamo, individuale di Dante, che è l'incontro con Ulisse, dove appunto le anime dei dannati di quella ottava bolgia avranno grandi difficoltà nelle mettere parola. Quindi quando leggeremo tra qualche mese il canto 26esimo dell'Inferno, cerchiamo di ricordare che la prontezza di parole è qualcosa che è stata già attribuita al Dante Pellegrino. Allora, questi dicono, se ti costa così poco rispondere agli altri, soddisfare altrui, felice te se parli così bene, così velocemente, liberamente, cioè per il tuo proprio stimolo. E al verso 82 aggiunge, però se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Questo è interessante, no? Questo però, perciò, cioè, è come se Jacopo Rusticucci avesse detto, vabbè, non sappiamo chi è questo giovane fiorentino, ma sappiamo che è fiorentino che parla bene. E quindi serviamoci della sua retorica per rinnovare la nostra fama nel mondo. Quindi dice, se parli così bene, no? Allora, quando tu, o se tu riesci a salvarti, se campi, no? Di questi luoghi bui, cioè se riesci eccezionalmente a uscire dall'inferno e torni a rivedere le belle stelle, quindi torni al mondo, quando ti sarà piacevole dire io fui, cioè quando tutta questa angoscia del viaggio sarà solo un ricordo, e tu dirai io, sapete che io sono stato nell'inferno? Parla alla gente di noi, chiede, cioè rinnova la nostra fama, che è analogo, insomma, questi non sono scrittori, a differenza di Brunetto che, diciamo, in qualche modo si fida della fama del proprio libro. Questi dicono a Dante, visto che tu sai parlare bene, ti costa poco, parla di noi agli altri, così la nostra fama, insomma, continua ad essere viva nel mondo. E al verso 88, così come vi ricordate, Brunetto se n'era andato di corsa per raggiungere la propria schiera. Anche questi escono di corsa, verso 88. Un amen non sarebbe potuto dirsi tosto così come i furono spariti, perché al maestro parve di partirsi. Allora, non si sarebbe potuto dire un amen che loro partendo, Ah, scusate, mi sono saltata due versi. Verso 86.
indi rupper la rota, quindi ruppero la ruota nella quale stavano girando, e a fuggirsi a li sembiar le gambe loro snelle, cioè corsero a una tale velocità che le loro gambe sembravano ali, e poi appunto furono spariti più velocemente che, diciamo, del detto di un amen, per cui Virgilio, il maestro, credette opportuno partirsi. Evidentemente Dante e Virgilio si erano fermati per parlare con questo girotondo di anime, e una volta che si erano allontanati, Virgilio prosegue la strada e Dante dietro di lui. Allora, visto che è finito il primo episodio del canto, direi di fare ora la pausa di 5 minuti. Scrivete sulla chat se avete dei dubbi. Ci rivediamo alle 3:15 e riprendiamo. Grazie. Sans richesse, presque sans le...
Allora, riprendiamo. Dunque, abbiamo due domande, ma che sono arrivate proprio ora. Dunque, la prima è se il desiderio di fama si oppone sempre alla vita eterna. No, non sempre si oppone. Diciamo, l'importante è che diciamo, questa opposizione esplicita c'è nel canto 11 del Purgatorio, perché è attraverso questa opposizione che un personaggio che Dante incontra appunto nella cornice della superbia educa Dante facendogli notare quanto è poca la fama anche se durasse 1000 anni, in confronto con l'eternità. La fama per Dante è una buona cosa, è dei valori del mondo la più nobile cui si possa ambire. E addirittura quello che in un modo scandaloso per l'epoca ha fatto sì che alcune anime dei pagani meritino questo trattamento, insomma, privilegiato nel limbo, di essere nel nobile castello. Il pericolo è, come ogni confusione di un vero valore trascendente con un valore della terra, ambire solo alla fama, perché è analogo, anche se chiaramente di maggior nobiltà, è analogo ad ambire ai piaceri del mondo, perché la fama è un valore che appartiene al mondo. E quindi ogni desiderio che mira a qualcosa di mondano, di immanente, è chiaramente, insomma, in contrasto, se nella propria vita è in contrasto, o se prevale, insomma, sulla bontà e la volontà di raggiungere Dio. Nel paradiso noi troveremo delle anime, noi come lettori voglio dire, troveremo delle anime nelle quali c'è stata una forte componente di voglia di fama che li ha spinti a fare il bene. Sono anime salve perché hanno fatto il bene, ma invece di farlo per desiderio, solo per l'amor di Dio, l'hanno fatto per desiderio della propria fama nel mondo. E quindi non è sempre in opposizione. Se voglia di fama e consapevolezza che non è la cosa più importante, ma che è supeditata, come ogni cosa del mondo, alla felicità in paradiso, può avere il desiderio di fama un rapporto armonioso con il vero desiderio di trascendente, appunto, di raggiungere Dio. Va bene? Allora, qualcuno mi dice, traduco in italiano, è difficile conciliare l'apertura mentale di Dante verso l'omosessualità, essendo allo stesso tempo profondamente cattolico, intanto la Chiesa la condannava tanto. Ci puoi dare la tua opinione? Beh, la mia opinione è che Dante è inclassificabile. Cioè Dante è di un'intelligenza talmente superiore che non è un ortodosso, chiaramente non è un ortodosso. La sua considerazione della sodomia è, direi, del tutto confacente la posizione di Tommaso nella Summa Teologica, perché effettivamente lui trova i sodomiti come violenti contro natura. La compatibilità che effettivamente abbiamo notato la settimana scorsa e anche oggi, che chiaramente esiste nella visione di Dante tra questi peccatori e la stima che meritano da parte del pellegrino e del Dante scrittore, addirittura di Virgilio, come personaggi di grandi valori civili,
non è nemmeno così strana, se pensiamo alla tradizione dell'omosessualità nel periodo classico. Quello che Dante sicuramente non ha, perché è vissuto prima, sono pregiudizi di ordine borghese. Questo non ce li ha, chiaramente. E quindi effettivamente ha destato stupore, come dicevamo la settimana scorsa, il fatto che nel purgatorio la cornice della lussuria, diciamo, purghi insieme la tendenza all'omosessualità e la tendenza anche alla lussuria eterosessuale nello stesso posto. Sì, questo effettivamente attira l'attenzione, ma insomma sono queste contraddizioni, o forse il problema ce l'abbiamo noi, non Dante, no? Io tendo a pensare che Dante è perfetto e siamo noi che non riusciamo a capire molto bene la sua enorme testa, ma Dante chiaramente, la contraddizione più tradizionalmente osservata è tra la sua posizione conservatrice dal punto di vista politico, il fatto che desiderasse la ripristinazione dell'impero e allo stesso tempo avesse una concezione del linguaggio di una modernità davvero sconvolgente, no? Ma insomma, non so se la mia opinione è molto soddisfacente, che noi mettiamo alle cose per esseri così straordinari sono spesso manchevoli. Qualcuno mi dice che il mio segnale di internet è basso. Non so se state perdendo ogni tanto delle parole, mi dispiace, questa è la prima volta che succede. Mi è capitato l'altro ieri facendo lezione, anche che addirittura cadesse lo Zoom, speriamo bene. Qualcuno mi domanda se Dante fa onore a questi personaggi nel metterli nell'inferno. Beh, io di solito cerco di rispondere a questa... non è un onore essere nell'inferno, ma cerchiamo di metterci, diciamo, nel punto di vista di Dante. Non è che Dante li mette nell'inferno, Dante vede che Dio li ha messi nell'inferno, va bene? Quindi, se accettiamo questo patto di lettura, secondo cui Dante sta facendo veramente un viaggio, ha una visione che gli mostra come lo stato delle anime nell'aldilà, beh, certo, no, essere nell'inferno non è un onore, non è un onore. Uno degli apprendimenti più duri del pellegrino è che il Dante scrittore volesse che facessimo noi è appunto la mancata identità che c'è tra la nostra simpatia, la nostra illusione di giustizia nel mondo e la giustizia divina. Il fatto che persone altamente amabili, nel senso etimologico, cioè che noi possiamo amare, per un peccato di cui non si sono pentiti, sono dannati in eterno. Così come vedremo nel purgatorio, peccatori che sono macchiati di peccati orrendi, sincera, sono salvati. Bene? Ma Dante non si aspetta che noi diciamo condividiamo i criteri di giustizia divina. Quello che vorrebbe che facessimo invece è che accettassimo con umiltà che non possiamo conoscere i criteri divini di salvezza o di dannazione, ma che dobbiamo fidarci che la giustizia divina è infallibile. Bene, ne riparleremo soprattutto in paradiso. Allora, non so perché, ma no, capisco che voi vi siete presi la pausa e adesso tornando mi fate le domande, perché quando ho ripreso non c'erano domande, adesso si è riempita la chat. Allora,
Allora, qualcuno di nuovo mi domanda se la fama come altissimo bene del mondo simboleggia una mancanza di grazia divina. No, 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 no. La fama, essendo una cosa del mondo, non ha bisogno di grazia divina. Il personaggio più famoso, che più, diciamo, impersona la fama nel libro, è Virgilio. Virgilio, al quale Beatrice nel limbo ha detto, no, che la sua fama durerà quanto durerà il mondo. E Virgilio non ebbe la grazia. Dante è circondato di personaggi famosi che non hanno la grazia, ma Dante ha la grazia e è anche famoso. Non sono cose che vanno in contrasto. Anzi, adesso leggeremo una parte in cui questo viene esplicitato sulla propria commedia. Dante trascende... Non capisco questa domanda che mi ha mandato Maria Rosa. Non capisco che dice. Ah, ecco, adesso capisco che Deborah mi domandava se attraverso l'inclusione di queste anime nel libro, quindi non nell'inferno, no? Nell'inferno semmai col corsivo, cioè nel libro, è in qualche modo una consecuzione della richiesta di fama. Sì, diciamo, effettivamente questi gli hanno chiesto parla di noi, no? Non gli hanno parlato della commedia, ma effettivamente se noi oggi parliamo di Jacopo Rusticucci è perché sono nella commedia. Ed effettivamente, come abbiamo detto quando abbiamo letto il canto terzo, vi ricordate che Virgilio, diciamo, indica Dante di non fermarsi, non soffermarsi sugli ignavi, gli dice non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, perché appunto non deve esserci fama di loro nel mondo. E quindi sì, è probabile che nel parlare di loro nel libro stia appunto rispondendo a questa richiesta che gli è stata fatta. Bene, allora continuiamo e vi prego, qualcuno suggerisce che forse il segnale potrebbe migliorare se tutti voi spegnete i microfoni quando non volete parlare, quindi vi prego di farlo e se volete parlare ovviamente potete, insomma, di nuovo accenderli. Bene? Grazie. Allora, riprendiamo dal verso 91. Aveva detto che Virgilio aveva deciso di cominciare a camminare di nuovo. Io lo seguiva e poco eravamo uniti che il suon dell'acqua ne era sì vicino che per parlare saremmo appena uditi. Cioè io gli seguivo Virgilio e avevamo camminato poco quando il suono di questa cascata, che come si è detto all'inizio del canto cade nell'ottavo cerchio, era già così vicino a noi che anche se ci fossimo parlati non avremmo fatto fatica ad udirci, quindi era ormai un rumore molto forte. E adesso al verso 94 inizia una similitudine che, come al solito, cerca di avvicinare questo paesaggio che straordinariamente è stato dato a Dante di vedere dell'inferno attraverso il paragone con un fiume e una cascata, insomma, in Italia. Qui sta parlando del fiume Montone, che è il primo che si trova verso Levante, alla sinistra dell'Appennino, che cambia nome. Vi sto parafrasando, così lo rileggo e sentite come i versi si vanno diciamo incatenando in enjambement, prendendo appunto la forza di questo fiume che, secondo dice Dante, alla fine dovrebbe cadere in diversi fiumicelli e
e tuttavia cade in uno solo facendo un rumore enorme. Sentite come i versi, diciamo, la disposizione dei versi appoggia questa crescita del fiume e la caduta poi nel burrone dell'ottavo cerchio, come quel fiume che ha proprio cammino prima del Monte Viso imperlevante dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Quacheta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome è vacante, rimbomba là sopra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa ove dovea per mille essere recetto, cioè cade dove in realtà mille lo dovrebbero raccogliere, così verso 103, giù d'una ripa discoscesa di un burrone, trovammo risonar quell'acqua tinta, sì che in poco ora avria l'orecchio offesa. Cioè trovammo il limite, cioè Dante e Virgilio sono arrivati proprio all'estremo del sabbione e sentono come cade questa cascata nel cerchio successivo con una tale forza che in poco tempo avrebbe danneggiato l'orecchio, talmente forte suonava. E qua al verso 106 inizia la scena più misteriosa del canto. Dante dichiara: io avea una corda intorno cinta e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle di vinta. Allora, ci dice, questa è una cosa stranissima dal punto di vista narrativo e poi, come vedremo, anche simbolico. Perché per l'unica volta in tutto il libro, Dante fa una sorta di piccolissimo flashback per dirci che quando era nella selva, lui aveva intorno alla vita una corda con la quale aveva pensato di cacciare la lonza dalla pelle dipinta, che, come abbiamo visto quando abbiamo letto quel primo canto dell'inferno, rappresenta la lussuria. Intanto è strano che noi adesso, diciamo, è solo ora me lo dici, che avevi una corda, che avevi pensato a legare. È stranissimo questo. Più strano ancora quello che succede adesso, al verso 109. Poscia che io l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca mi aveva comandato, porsila a lui aggroppata e ravvolta. Cioè, una volta che io me la tolsi dalla vita, così come mi aveva detto Virgilio di fare, la diedi a lui appallottata e aggroppata, cioè fatta, diciamo, un nodo, un mucchio, insomma. E allora, come leggeremo adesso, Virgilio quello che farà ora è lanciare la corda nel precipizio, nel burrone, per attirare un mostro, Gerione, di cui si parlerà a lungo solo nel canto prossimo, che lì nel canto 17 appunto si definisce come, che infatti l'ottavo cerchio, come abbiamo detto più volte, c'è appunto, ci sono tutte queste zone, queste 10 bolge dedicate a punire i frodolenti. E quindi qual è il problema qui? Intanto questo problema narratologico, perché solo qua a Dante è venuto in testa di dirci che nella selva aveva una corda e per giunta che aveva pensato allora davanti all'onza, la prima fiera che gli aveva impedito la salita al monte, di cacciarla con questa corda. Ma il secondo problema è che cosa simboleggia questa corda? Perché intanto abbiamo, e non c'è una risposta univoca a questa, è ancora un problema critico aperto, perché intanto è in contiguità
innegabile con Gerione, cioè con il mostro che, da quel che si dichiara nel canto prossimo, è immagine della frode. Quindi qualcosa con la frode dovrebbe avere a che vedere se Virgilio usa la corda per chiamare Gerione. Ma c'è il problema che Dante aveva pensato, da quel che dichiara ora, di cacciare la lonza, che rappresenta invece la lussuria. Quindi, secondo alcuni, siccome nell'etica Nicomaco di Aristotele, che Dante conosce bene e che è chiaramente una fonte di Dante, la lussuria è ritenuta una tentazione ingannevole, forse attraverso questa corda Dante ha voluto vincolare lussuria a frode. Secondo altri invece, siccome Dante aveva pensato di usare la corda praticamente come antidoto, davanti alla lussuria che simboleggia la lonza, la corda avrebbe invece un senso positivo, quindi sarebbe simbolo di castità, o di dominio delle passioni, e che perciò Dante ce l'aveva all'altezza dei reni, che è il luogo, insomma, tradizionale della concupiscenza. E quindi, secondo questa seconda interpretazione, la corda sarebbe la temperanza e non un legame tra lussuria e frode. Che noi dobbiamo, che un canto in cui Dante è stato riconosciuto dai dannati come fiorentino per il proprio vestito, se Dante avesse veramente una corda, visto che lui apparteneva al francescano, probabilmente. Ma al di là di questo, vediamo che cosa succede qua, che è molto interessante. Allora, Dante si è appena tolto questa corda dalla vita, che solo ora veniamo a sapere che ce l'aveva, e l'ha passata a Virgilio. E allora che fa Virgilio? Verso 112, con dei si volse in ver lo destro lato, e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. Per cui lui si rivolse verso la destra e un po' lontano dal bordo la gittò giù in quel burrato profondo, alto in questo caso al senso latino, no? Di profondo. E Dante, che non capisce niente, al verso 115 si sta domandando: ma che fa Virgilio? Medesimo al nuovo cenno che il maestro con l'occhio si seconda, cioè Dante pensa per se stesso: qualcosa di nuovo deve star per accadere se Virgilio sta facendo questo. Va bene? Ma anche seguendo con la vista, chiaramente ce l'ha fissata nel burrone, come aspettando che arrivi qualcosa. E il Dante scrittore interrompe questo per esclamare una cosa che è molto importante, che noi ricordiamo nel resto del libro, verso 118. Ai quanto cauti gli uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensieri miran col senno. Cioè, quanto bisogna essere cauti di fronte a quelli, quando sono vicini a quelli che non vedono solo l'opera, solo gli atti esteriori, ma che guardano dentro il pensiero con i pensieri. Virgilio adesso, al verso 121, Dante ce lo racconterà, gli dice una cosa che gli fa capire che lui gli ha letto nel pensiero, che quando Dante stava pensando che cosa sta per venire, Virgilio ha letto dentro il pensiero di Dante. Questo è importante ricordarlo sempre, che Virgilio sa ogni singola cosa che passa per la testa di Dante. Ricordiamolo, perché non ricordarlo a volte porta a, insomma, a fare
in alcuni casi a perdere sfumature interessanti della psiche di Virgilio. Allora, al verso 121, El disse a me, tosto verrà di sovra ciò che io attendo, che il tuo pensier sogna, tosto convien che il tuo viso si scopra. Cioè, presto, tra un poco, arriverà qua di sopra, quello che io aspetto è che il tuo pensiero si sta immaginando, fantasticando. Presto succederà che si scopra davanti alla tua vista. Cioè, come se Dante, invece di averlo pensato, lo avesse detto, Virgilio gli dice, manca poco e arriva quello che tu stai aspettando. E qui, prima di descrivere quello che Dante vide che stava effettivamente andando, per prepararci novità che potrebbe essere inverosimile, Dante dichiara queste parole al verso 124. Sempre a quel ver che a faccia di menzogna dell'uom chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Allora, sempre si deve chiudere le labbra finché si può, cioè non parlare, tacere, davanti a quella verità inverosimile che ha l'aspetto di una menzogna, perché altrimenti si rischia di fare una figura, una figuraccia senza colpa. Cioè, se gli altri credono che uno sta mentendo, è meglio tacere. Anche se uno sta per dire una verità, se la verità non sarà creduta, è meglio star zitti. Ma, verso 127, ma qui tacer non posso, ma qui io non posso tacere. Perché il Dante scrittore dice questo? Noi non lo sappiamo ancora come lettori, ma lui, che ha già fatto tutto il viaggio, ha ricevuto diverse investiture poetiche e profetiche attraverso le quali a Dante è stato indicato di adesso che sta scrivendo non può tacere. Allora, scusate, perché qualcuno qua mi dice che potremmo spegnere le telecamere per guadagnare collegamento. Anch'io la chiudo? Mi sembra strano parlare senza vedere nessuno. Qualcuno mi chiede di ripetere la parafrasi dei versi 118-119. Sì, quanto debbono essere gli uomini quando stanno vicini, cioè ma che col senno, cioè con l'intelligenza, guardano per dentro i pensieri, quindi leggono anche il pensiero. Ora si è sentito? Fatemi qualche gesto. State seguendo, ragazzi? No? Sì, si ascolta bene. Ah, qualcuno ci sente, qualcun altro no? Mannaggia. Non si ascolta, non si ascolta bene. Italia. Qualcuno mi scrive sì, bene, sì, sì, sì. Alcuni mi dicono sì, 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 e altri mi dicono di no e non so cosa fare. Vabbè, tanto non è che posso fare niente, ragazzi. Che ci posso fare? Io continuo. Spero che poi nella registrazione venga bene, se state perdendo qualche parte possiate vederlo su YouTube. Mi dispiace. Bene. Allora, finiamo che manca pochissimo. Dante al verso 127 ha detto, ma qui tacer non posso, e per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, se le non sien di lunga grazia vote,
chi vidi per quell'aere grosso oscuro venir notando una figura in suso. Allora, adesso è tutta... non lo posso fare. No. Allora, dovete farlo voi, ragazzi. Allora, Dante qua ha appena detto che se non avesse la missione che ha di dire tutto, ebbe, e allora giù quello che ci sta per raccontare, e giura non su Dio ma per le note di questa commedia che noi stiamo leggendo, eh? E allora ci chiama lettori in prima, cioè ci coinvolge direttamente, giura per le note che ha preso, per le quali diciamo noi riusciamo a sapere quello che disse, per le note di questa commedia, affinché quelle note non siano private di lunga grazia. Vedete, ecco per chi domandava il rapporto tra grazia e fama. Per Dante, se lui non dice la verità, la grazia non accompagnerà i suoi versi molto in là, cioè i versi non arriveranno ai lettori futuri. E quindi dice: io vi giuro, e lo giuro per le note di questa commedia, e quindi di questo poema, che io vidi quello che adesso vi racconterò. Questa è la prima volta che compare sul libro il termine commedia, questa primissima definizione del genere che si oppone all'alta tragedia di Virgilio, dell'Eneide, e che ci porterebbe un po' troppo in là, e proprio oggi che abbiamo un brutto collegamento forse non è il caso di dilungarci, ma sapete che per Dante... intanto commedia e tragedia nel Medioevo avevano perso la definizione drammatica, cioè il fatto di appartenere al genere teatrale, e si opponevano perché la tragedia parlava di grandi fatti, grandi uomini, e la commedia invece delle persone comuni, e che e la commedia, a differenza della tragedia, finiva con uno stato di squilibrio, come per esempio la situazione di Dante nella selva, e finiva bene. Ma in più richiedeva, come secondo i precetti aristotelici ci deve essere una adeguatezza dello stile alla materia, richiede di un linguaggio cosiddetto comico, come vedremo tra qualche canto che Dante comincerà a usare in un modo molto più evidente che fino adesso. Il linguaggio appunto comico o mediano che gli serve per trattare di questa enorme materia dove sono mescolate alcune cose sublimi con altre molto molto plebee. Allora, sto interrompendo per aprire la chat, perché ma sono tutte cose che riguardano il collegamento. Allora, riprendiamo dal 127. Per le note di questa commedia, lettor ti giuro, se le non sien di lunga grazia vote, cioè affinché la grazia li accompagni in futuro, vedete... il meraviglioso effetto pragmatico che crea presso di noi, che stiamo leggendo questi versi 700 anni dopo che Dante li scrisse, che questo giurare, cioè come dicendo, se io mento che i miei versi non siano accompagnati dalla grazia, è un effetto veramente notevole di verosimiglianza, perché in pratica è come se noi potessimo dire: se il testo è arrivato a noi è perché
quello che Dante ci sta per raccontare è vero, altrimenti non avrebbe ottenuto questa, insomma, durata nel tempo. Allora, ti giuro, verso 130, chi vidi per quell'aere grosso scuro venir notando una figura in suso maravigliosa ad ogni cor sicuro, cioè ti giuro che io vidi attraverso quell'aria densa e oscura dell'inferno che veniva nuotando, cioè in realtà viene volando se viene attraverso l'aria, no? Ma tutto il paragone è appunto con qualcuno che nuota, perché viene appunto dal basso verso l'alto, una figura, e Dante non definisce finora com'è, è come se l'orrore di questo simbolo della frode lo spingesse a posporre la sua descrizione al prossimo canto, meravigliosa, cioè che desterebbe meraviglia, sorpresa, anche ai cuori più saldi, che si stupiscono di poco. E come veniva questa figura attraverso l'aria? Siccome torna colui che va giuso talora a solver l'ancora, che aggrappa o scoglio altro che nel mare chiuso, che in su si estende e da pie si rattrappa. Cioè, nello stesso modo in cui qualche uomo, qualche marinaio che è dovuto andare giù per liberare l'ancora, da uno scoglio o qualcosa che l'ha aggrappata dentro il mare, che per tornare in alto estende le braccia verso l'alto raccogliendo, rattrappando i piedi. Con questa posizione, come un uomo che esce il più velocemente possibile dal fondo, insomma, nel mare per risalire, così arriva, si capisce che rispondendo al gesto di Virgilio che aveva gettato questa corda, questo mostro di cui parleremo la settimana prossima. Va bene? Allora, per coloro che nonostante tutto hanno pazienza e un collegamento decente, rileggo il canto e che Dio ce la mandi buona. Grazie. Già è con de subir rimbombo dell'acqua, quel che le armi fanno rombo, quando torma che passava sotto la pioggia dell'astro martiro, venian ver noi e ciascuno postati tu che all'abito ne sembri, e ahimè che piaghe vidi nel lor membri, recenti e vecchie dalle fiamme incese, ancor men duol por chi me ne rimembri. Alle lor grida il mio dottor s'attese, volse il viso ver me, e ora aspetta, disse, a costor si vuole esser cortese, e se non fossi il fuoco che saetta la natura del loco, ti dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta. Ricominciar come noi restammo ei l'antico verso, e quando a noi fuor giunti venne una rota di sé tutti e trei. Qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando lor prese lor vantaggio, prima che si entra lor battuti e punti, così rotando ciascuno il visaggio drizzava a me, sì che incontrare il collo faceva i piedi continuo viaggio. E se noi spieghi, comincia l'uno il tinto aspetto e brollo, la fama nostra il tuo animo pieghi a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per lo inferno freghi. Questi l'orme di cui pestarmi vedi, tutto che nudo e di pelato vada fu di grado maggior che tu non credi, nepote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome in sua vita, fece col senno assai e con la spada. L'altro che appresso me la rinatrita è te ghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo suo dovria essere gravita.
e io che posto son con loro in croce. Jacopo Rusticucci fui, e certo la fiera moglie più che altro mi nuoce. Se fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia che di loro abbracciarmi facea gli otto. Poi cominciai. Tanta che tardi tutta ti spoglia, tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio l'Ofele e vo per dolci pomi, promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria convien chi tomi. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te duca, cortesia e valor di se dimora nella nostra città siccome suole, o se del tutto se ne gita fora, che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. La gente nuova, i subiti guadagni, orgoglio di smisura ingenerata, Fiorenza in te, che tu già te impiagni. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò intese per risposta, guardar l'un l'altro come al versi guata. Se l'altre volte sì poco ti costa risposer tutti il satisfare altrui, felice te se si parli a tua posta. Però se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Indi rupper la rota e a fuggirsi ali sembiar le gambe loro snelle. Un amen non sarebbe potuto dirsi, tosto così come i foro spariti, perché al maestro parve di partirsi. Io lo seguiva, e poco eravamo miti che il suon dell'acqua era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume che a proprio cammino prima del Monteviso in Verlevante dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto, e a Forlì di quel nome è vacante, rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa, ove dovea per mille esser recetto, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risonar quell'acqua tinta, sicché in poc'ora avria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia che io l'ebbi tutta da me sciolta, siccome il duca m'avea comandato, porsila a lui aggroppata e raccolta. Ond'ei si volse in ver lo destro lato, e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. E pur convien che novità risponda, dicea a me medesmo al nuovo cenno, che il maestro con l'occhio si seconda. Ai quanto cauti gli uomini d'esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. Disse a me, tosto verrà il tuo pensier sogna, tosto convien che al tuo viso si scopra. Sempre quel ver che alla faccia di menzogna dell'uomo chiude le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer non posso, e per le note di questa comedia, letto, ti giuro, se le non sien di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, siccome torna colui che va giuso talora assolver l'ancora che aggrappa, o scoglio altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Grazie, scusate dei problemi di oggi, ci vediamo
speriamo meglio la settimana prossima. Arrivederci.